Sposato prima da Coingas ed oggi da Estra, il progetto Energicamente, che da 12 anni a questa parte educa i ragazzi alle tematiche del risparmio energetico, si apre all'alternanza scuola-lavoro per le scuole secondarie di secondo grado. I temi ecologia, risparmio, innovazione ed efficientamento energetico verranno non solo sperimentati, ma anche raccontati. Non soltanto gli aspetti, come appunto suggeriva prima lei, legati alla tecnica, alla parte ambientale, ma anche al racconto di queste cose. Non a caso sono coinvolti anche il liceo scientifico, oltre che l'ITIS, Galileo Galilei, il liceo scientifico di Arezzo, il liceo classico, proprio perché vorremmo che questa esperienza venisse anche raccontata. Saper fare e saper comunicare alla base di questa bella esperienza di alternanza scuola-lavoro. Delle vere e proprie indagini a livello di efficientamento energetico non solo nelle scuole ma anche negli edifici pubblici. Abbiamo fatto le foto, la termocamera è uno strumento particolare che va a rilevare i cambiamenti di temperatura, cioè i cosiddetti ponti termici, per esempio nell'ambito degli infissi evidenzia quale è la perdita di calore che può esserci. Aspettiamo anche noi i risultati di questo importante progetto perché vorremmo anche poterli mettere proprio in pratica nel futuro e nel tempo, quindi speriamo che la provincia recuperi anche potenzialità di spesa per poter realizzare questi interventi. E quella che si chiama economia verde sta crescendo enormemente, quindi gli si aprono tanti orizzonti e noi cercheremo di accompagnarli in questo e poi vedranno anche come funzionano appunto aziende che operano proprio nell'ambito dell'energia. Poi appunto dando un carattere anche divulgativo ai prodotti finali che loro realizzeranno, quindi lavoreranno sulle pagine social, su un video, su articoli, insomma impareranno anche proprio il mondo vostro, diciamo, e nostro della comunicazione.